Oggi dipingiamo con la tempera alla caseina. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È giunto il momento di dipingere con gli ultimi colori che abbiamo fatto insieme. La tempera a caseina. Vi lascio il video qui se ve lo siete perso, molto male, vuol dire che non avete attivato la campanella, fatelo subito per non perdervi nessun video. Allora, intanto spostiamoci di là e andiamo a vedere come dipingiamo e subito dopo ci vediamo per alcuni approfondimenti. Ed eccoci pronti per dipingere con le tempere a caseina. Userò dei pennelli in martora sintetica, questo che è un po' più rigido lo togliamo, ma lo mettiamo da parte perché forse lo useremo. La mia tavolozza è pronta, vi ho fatto vedere nel video precedente come prepararla, trovate il video dove c'è lei col pallino, e userò un supporto molto vecchio che avevo messo da parte già da un po', come vedete anche un po' crettato, ma la cosa mi interessa perché darà quel sentore di antico alla mia tavoletta. In alto a destra vedete già la preparazione di caseina miscelata con il bianco di titanio che fungerà da base colore. Ecco qui la mia caseina. E poi ovviamente mi occorrerà dell'acqua. Iniziamo preparando la tavolozza. Utilizzerò per stemperare i colori il coperchio della mia scatoletta. Metterò dapprima i colori ad uno in purezza, quindi i pigmenti e l'acqua, facendo attenzione a non sporcare i pigmenti con la caseina, quindi li preleverò con il bastoncino e li immetterò sul tappino della scatoletta. Al centro tra i colori invece metterò la miscela di tempera alla caseina, cioè la caseina miscelata con il bianco. Come primo colore userò il bianco in purezza perché ho anche il pigmento bianco accanto alla preparazione centrale a caseina, quindi miscelerò la caseina col bianco e andrò a preparare il fondo della mia tavoletta. Vi ricordo che i fondi vanno preparati sempre col medesimo colore che si usa per dipingere e anche in questo caso lo farò non dando una coloritura ma semplicemente creando un fondo aggrappante con del bianco di titanio che, come vedete, è un bianco molto brillante che stacca totalmente dal bianco del gesso ed è anche molto coprente. Voi potete utilizzare qualunque tipo di bianco, io ho il bianco di titanio, ma capisco anche che è il bianco più costoso ed è molto sacrificato in questa tecnica, quindi se volete potrete utilizzare anche un semplicissimo bianco di Spagna che costa molto meno. Bene, adesso preparo il mio colore, una miscellanea di blu, verde e bianco per creare il fondo dello stagno. Do dei passaggi in orizzontale, molto disordinati, creo quella che sarà la base colore, che distinguo in base inferiore e base superiore, non tanto nella tonalità quanto nella tratteggiatura. Adesso vi faccio vedere che se ripassate il pennello su una tempera, qualunque tempera, ma in questo caso alla caseina, ancora fresca, portate via il colore, il che potrebbe essere un bel effetto mare, ma a noi in questo momento non serve proprio il mare. Era proprio un modo per farvi vedere che tra una passata e l'altra di colore dovete fare asciugare completamente. Quindi, preparato il fondo e ben steso per come lo desidero io, mi fermo e faccio asciugare completamente. Quindi inserisco un pigmento ocra per cominciare ad antichizzare quelle che sono le tonalità. Io voglio che questo quadretto risulti un po' antico, un po' romantico. E adesso preparo la parte superiore che, come vedete, differenzio nella tratteggiatura. Qui sto andando in verticale al passaggio del pennello e poi torno a lumeggiare invece la parte inferiore, un po' per differirla cromaticamente, infatti metterò anche dell'azzurro, un po' per prendere gli spazi e regolarmi con le proporzioni, che siano sia proporzioni cromatiche che anche proporzione di fondo e di parte alta del quadro. Creo una sorta di linea dell'orizzonte immaginaria, perché non sarà del tutto definita in questo quadro la linea dell'orizzonte, e comincio a stemperare i colori facendoli fondere l'uno sull'altro, tenendo sempre presente che tra un passaggio e l'altro devo fare asciugare. Rimarrò sempre più in verticale sulla parte superiore del dipinto, mentre andrò sempre in orizzontale sulla parte inferiore.
In alcuni punti, per ricreare la specchiatura dell'acqua, dovrò inserire anche delle pennellate in verticale lì dove sono andata sempre in orizzontale. Questo mi serve proprio per dare la profondità e la specchiatura dell'acqua, quello che rispecchia dalla parte superiore del dipinto. Inserisco i toni cerulei e poi li reinverdisco immettendo ancora del giallo e ancora del verde. I toni preponderanti di questo quadretto saranno il verde, il blu e l'ocra, sporcato di vari bruni. È un paesaggio un po' etereo che ho trovato su Pinterest e di cui mi sono innamorata e ho voluto riproporre proprio perché il soffuso prende il sopravvento. Qui i toni si mescolano tra di loro definendo spazi indefiniti, come vedrete. Attraverso delle macchie di colore, delle macchie di luminosità come quelle che sto dando in questo momento. Qui vedete tutto velocizzato, ma ricordatevi sempre di fare asciugare tra un passaggio e l'altro del pennello se ricolorate la stessa zona. Vedete come mantengo le differenze di tinteggiatura? Sempre la parte superiore avrà un tono più verticale della parte inferiore, che invece andrà più in orizzontale, sebbene questi equilibri verranno qui e lì spezzati per creare armonia tra lo strato superiore e lo strato inferiore del dipinto. Immetto le lumeggiature e sporco per creare miscellanee di colore che non siano differenti le une dalle altre, ma che siano fuse insieme. Nella tempera alla caseina bisogna far fondere bene i colori tra di loro, perché sennò rimangono molto distaccati nei toni, si vede proprio la sovrapposizione, cosa che in alcuni punti del dipinto gioca a mio favore, tipo adesso che sto lumeggiando o voglio sporcare di antichizzazione, ma in altri punti, come per esempio nelle parti più indietro della fauna, non voglio che ci siano delle differenziazioni spaziali tra un tono e l'altro, e quindi vado a sovrapporli freschi gli uni agli altri, li lavoro come un unico colore. In tutto, sia per le lumeggiature che per le ombreggiature che per le coloriture, come vedete, io sto procedendo su stratificazioni, perché, come vi ho detto all'inizio, la pellicola pittorica è molto sottile e se arrivassi alla saturazione dell'opera con una passata sola di pennello, tutto rimarrebbe molto acerbo, molto freddo. Invece, stratificando il colore, faccio sì che il colore vibri maggiormente e che si nutra dello strato precedente. Adesso definisco qualche ninfea qua e là e qualche sporcatura di fiore. Ancora siamo proprio allo stato embrionale e sto occupando giusto gli spazi. Movimento maggiormente la specchiatura dell'acqua, che anche nel suo placido andamento ha bisogno di una coloritura differenziata per far capire il distanziamento da un punto all'altro. Questa variazione di tono che state notando in questo momento dall'azzurro al verde non è data da un'ulteriore coloritura da parte mia, ma dal fatto che abbia fatto asciugare perfettamente i colori e nell'asciugatura i colori virano leggermente di tono. Quindi prima di iniziare a dipingere fatevi una tavolozza per capire come il vostro tono bagnato risulti da asciutto. Ora con semplicemente del bianco e delle sporcature di colore sto velando la superficie del mio quadretto per dare le ultime atmosfere e gli ultimi colpi di luce. Aggiungo adesso i bianchi e gli scuri e do anche quelli che sono i colpi di specchiatura, cioè quei colpetti bianchi che scendono poi vertiginosamente in verticale per dare proprio la sensazione di vertigine dell'acqua.
Adesso insinuo del bruno tra le ninfee, giusto per creare quella confusione di fronde e ombre che sottende alla presenza di un fiore sull'acqua che fa muovere maggiormente l'acqua. Sto lavorando sempre su base asciutta perché queste sono proprio delle velature per tonalizzare il quadro. Adesso, dopo aver fatto riflettere la luna sullo stagno, immetto anche le fronde e le particolareggiature scurissime sul quadro. Ogni tanto vedete che uso anche il dito per stemperare, perché io sono così, quando dipingo uso molto anche le mani, diciamo che divento parte dell'opera stessa, mi piace molto sporcarmi le mani e vi consiglio sempre di farlo perché vi dà proprio il contatto con quella che è la vostra opera. Uso ancora i bruni e i chiarissimi per particolareggiare ulteriormente il mio dipinto. Come vedete, ho usato pochissimi colori per creare una differenziazione cromatica molto ampia e adesso, sempre con il bruno con cui ho fatto parte dei fondi, dipingerò e scurirò i bordi del dipinto stesso. Faccio asciugare e, come vedete, il tono vira di nuovo sul verde. A questo punto cosa faccio? Definisco maggiormente le ninfee e il fondo attorno ad esse. Una volta asciutto, passerò semplicemente sul quadro, margini compresi, una mano di cera d'api naturale. E il quadretto è finito. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Visto che bello il nostro quadretto, lo vedete lì, c'era anche all'inizio e sicuramente non ve ne siete neanche accorti. Vedete che film bellissimo che lascia la tempera caseina, sottile, raffinato, satinato. Io poi ho lucidato semplicemente con un passaggio di cera d'api neutra e viene un lavoro non soltanto delicato come film, come sottigliezza del film pittorico, ma anche già un po' anticato. È la tecnica stessa che dà una connotazione romantica e un po' antica al soggetto che desiderate trasporre in dipinto. Provatela sul supporto ligneo e presto la proveremo anche sul supporto cartaceo e vi stupirò per la vivacità dei colori che si riesce ad ottenere con la tempera alla caseina su carta, specialmente quindi su supporti bianchi. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, fatemelo capire con un pollice in su e condividendo il video sulle vostre pagine Facebook. E mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e su Instagram, dove quotidianamente condivido con voi tantissimi contenuti artistici. Vi lascio i link qua sotto, comunque cercate semplicemente Arte per te, logo pennello bianco con fondo rosso e sarò lì ad aspettarvi. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, spero vi stiate divertendo qui tra colori e materiali sempre diversi e un grande bacio a tutti, ai nuovi e ai vecchi iscritti sempre affettuosi e presenti. Lasciatemi tanti commenti se volete parlare con me e io sarò lieta di rispondervi. Ora vi mando un grande bacio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!